C'era una volta il bianco e nero. C'era una volta il bianco e nero in fotografia, perché quando immaginiamo le fotografie in bianco e nero, noi immaginiamo le fotografie poi del rollino e quindi in qualche maniera tante delle simulazioni di colore, di pellicola che abbiamo, poi hanno quel richiamo. Però in effetti raramente ho letto che la fotografia in bianco e nero, ho letto oppure ho sentito dire che la fotografia in bianco e nero è la fotografia della discontinuità. Noi dobbiamo immaginare che come artisti oppure come osservatori d'immagine, fino a quando non hanno creato, inventato la prima macchina, il primo rollino e la fotografia è diventata un'innovazione a disposizione di tutti, noi eravamo abituati a vedere immagini che erano quadri. E il quadro per definizione è un insieme di colori, pochissimi sono, ma veramente pochi sono i quadri in bianco e nero che hanno poi un loro senso. Per lo più i quadri nel 99,9% dei casi sono tutti quanti a colori. Poi la fotografia ha preso dalla pittura tantissime cose, e questo la dice lunga, tantissime cose, la composizione, ma io direi addirittura più alla base, che fa parte della composizione, il rettangolo che noi utilizziamo è un rettangolo orizzontale o verticale come i quadri, e all'interno andiamo a inserire appunto degli elementi. Quindi le due arti ovviamente si sono fuse. Io conosco tantissimi fotografi che facevano i pittori e che poi, arrivato a un certo punto, hanno capito che potevano raccontare il mondo di più, in maniera più semplice e più rapida con la fotografia rispetto a quanto lo facevano poi con i quadri. E però oggi io vi voglio parlare appunto del bianco e nero, perché elemento di discontinuità rispetto alla pittura, perché elemento delle origini della fotografia, prima che esistesse poi l'RGB, e quindi elemento dal mio punto di vista fondante, ma perché soprattutto sul bianco e nero ci sono tanti elementi che noi molte volte non consideriamo, e oggi secondo me affrontarlo non è male. Ora, dice il mio amico Nico che io devo essere sintetico, parliamo di questi argomenti, poi vi dico subito: Francesco Verolino, street photographer napoletano, tre case, lo sapete, quindi le mie fotografie in bianco e nero andate a vedere su Instagram e su Vero, e qui vedete poi i video a colori, ma prima o poi cambieremo pure questi. E ci tengo, cioè io tengo molto a queste tre case, quindi iscrivetevi, registratevi, fate follow, tutte le cose che devono fare la mia comunità, e che lo sa, like preventivo, perché non può mai mancare. E detto questo, che secondo me questa volta sono stato rapido, e chiedo a Nico se sono andato bene, allora vi voglio parlare del bianco e nero, soprattutto facendo riferimento a due commenti che mi sono arrivati. Il primo era relativamente al video sulla tecnica di Caravaggio, che poi è una tecnica molto complessa dal mio punto di vista, o meglio sofisticata, non tanto complessa, nella quale il ragionamento era poi, il commento diceva: Caravaggio utilizzava l'ombra come materia prima e la luce come scalpello. Questo è un commento che a me è piaciuto moltissimo. Ovviamente Caravaggio, io direi, è il più fotografico dei pittori, quindi è degli artisti che utilizzavano la pittura per esprimersi. Caravaggio appunto ha questi neri profondi e poi questi tagli di luce che disegnano poi delle scene, e poi l'analizziamo dopo sul perché poi di queste scelte. E questo commento mi ha fatto pensare, e mi ha fatto pensare molto alla mia fotografia, perché in effetti io ho una propensione verso la luce, voglio disegnare con la mia fotografia quando ho luce, e nella realtà poi quando io ho quelle luci che sono molto opache, quindi sono molto diffuse, quindi immaginiamo un cielo coperto, io non amo fotografare, proprio perché non ho il riferimento di una sorgente luminosa, non ho un'ombra, e per me in quel caso la luce è molto poco interessante. Io preferisco un'ombra dura ad un'assenza di ombre, quindi ad una luce completamente diffusa. E questa cosa sia quando fotografo indoor, sia quando invece sono poi per strada. Il concetto della luce in fotografia può essere visto sia come un fatto funzionale, quindi io ho una luce sufficiente per poter mettere a un sessantesimo con questa apertura diaframma e scatto, sia come elemento predominante
nella modalità estetica di un'immagine. Quindi cerco la luce perché poi alla fine è un elemento, oltre a quello del contenuto che è fondamentale, ma è un elemento estetico sul quale, per esempio, io amo giocare. E quindi nella mia fotografia, che sapete, vedrete su Instagram, l'elemento della luce è un elemento cardine. E quindi ovviamente, e qui rispondo poi al secondo commento che mi chiedeva, dice: Francesco, ma tu fotografi in bianco e nero, o meglio, post-produci solo le fotografie in bianco e nero? Nella realtà no, però quando sono fotografie dove la luce è rilevante, e io ovviamente le cerco perché so poi dopo che andrò a fare una post-produzione in bianco e nero, in quel caso io inevitabilmente preferisco avere una post in bianco e nero. Ci sono tantissimi motivi che portano un fotografo a fotografare in bianco e nero, e io ripeto, non è per me una modalità alternativa tra bianco e nero e colore, stiamo parlando di due elementi che sono completamente differenti. La fotografia in bianco e nero nasce in un modo, quella a colori nasce in un altro, evidentemente, perché almeno io, quando fotografo in bianco e nero, cerco una scena dove ci sia una rilevanza della luce, e quindi dopo diventerà elementare creare un viraggio che dia una rilevanza alla luce. Leggo, faccio una lettura della luce particolare, espongo in un modo che è dedicato, e poi dopo ovviamente ho una post-produzione che segue questo workflow iniziale che era sul campo. E quindi la fotografia in bianco e nero non è una fotografia che parte da un semplice viraggio di un file RAW, ma è una fotografia che parte da un'idea completamente differente, strutturata in un modo differente e che ha anche un significato differente. Tantissimi sono gli autori, qualcuno l'ho citato anche qua, che dicono: io amo la luce perché è quello che poi rende eccezionale l'ordinario. Io sono pienamente d'accordo. Il fatto che la luce possa cambiare nell'arco di una giornata, nei vicoli oppure sul volto di una persona durante tutta la giornata, possa disegnare con delle ombre delle geometrie che abbiano una loro rilevanza dal punto di vista della composizione, per me è un fatto clamoroso, cioè è proprio quello che a me piace fare, perché è come mettere una vita sul tempo, e quindi la luce in qualche maniera scandisce poi il tempo delle giornate, perché il sole si muove, si sposta e cambia durante l'arco della giornata, quindi è una vita che ha senso sotto un tempo, fondamentalmente. Ora, a parte questo concetto filosofico, che poi sulla luce ce ne sarebbero da dire tantissime, io lo dico da una vita, la luce ha senso quando esiste il nero. Immaginiamo una scena tutta illuminata, noi non abbiamo altro che un frame bianco, e la luce assume una sua importanza quando esiste il nero. Questo vi potrà sembrare semplice e concettualmente banale, ma è un concetto filosofico molto profondo, cioè tutto nasce da un'opposizione, e da questo contrasto tra la luce e le ombre noi fotografi dobbiamo trarre delle informazioni e dobbiamo individuarlo effettivamente per fotografare. Ora, io non sto qui a dirvi che amo profondamente il bianco e nero per questi motivi, perché poi, tra le altre cose, noto che il fotografo che cerca la luce è differente rispetto al fotografo che cerca il colore, non è migliore ma è differente, e che a volte il colore ha questa caratteristica di confondere le idee, perché se ricordate il video sulla psicologia della Gestalt, la sintesi è un elemento semplice, colpisce, cioè arriva nella vostra testa quando effettivamente viene percepito dall'occhio. Dopo parte un ragionamento, dopo immagino la scena, l'azione, e quindi dopo viene un qualche cosa che non è più dell'occhio ma è della mente, che comincia a processare, e più tempo processa più evidentemente, dal mio punto di vista, abbiamo fatto come fotografi un buon lavoro. Ma prima di tutto nasce da questa capacità attrattiva che noi diamo alle nostre fotografie. Quando inseriamo
molti colori, non li abbiniamo bene insieme, non giochiamo appunto su dei colori. Infatti io amo le fotografie a colori quando sono monocrome sostanzialmente, cioè quando all'interno esiste bianco, nero e poi un unico altro colore, e quindi in quel caso per me è una leggera evoluzione. Ma se io ho tanti colori, ovviamente sono colori che hanno più luminanza, quindi hanno una capacità di attrarre di più, colori che hanno più saturazione oppure colori che hanno meno saturazione. La gestione del colore, non dico che percepita in maniera sbagliata dall'occhio, però noi sappiamo che la fotografia è realizzare qualcosa di magico per inquadratura, ma anche proprio per quello che noi non vediamo. Noi vediamo in natura i colori, vedere un'immagine senza colore è già un qualche cosa di magico, perché vuol dire che noi stiamo focalizzando la nostra attenzione sulla luce e quindi la nostra mente di conseguenza è attratta in maniera molto più semplice. Inutile dirvi che poi nel mio libro io non parlo del bianco e nero, cioè Vita da street photographer, anche perché è un manuale, quindi non aveva tanto senso parlare del bianco e nero, ma oltre, cioè di 220 pagine, 230 pagine, io ho inserito solamente 45-50 fotografie in bianco e nero, perché secondo me accompagnavano bene anche il testo ed erano un'esatta indicazione poi di quello che era il mio modo di fotografare, e richiamavano alcuni argomenti tecnici di volta in volta. Quindi e mi rendo conto, anche vedendolo poi a cose fatte, che diventa per me il modo più semplice per dialogare, ed effettivamente il bianco e il nero fa parte poi del mio linguaggio. Ora, linguaggio che voi sapete perfettamente, a me non piace quando è monodirezionale, mi farebbe molto più piacere un linguaggio che andasse in tutte e due le direzioni, e questa cosa sia solamente nel momento in cui voi inserite i vostri commenti. E a me interessa sapere, uno, se voi utilizzate il bianco e nero e lo fate in una maniera che è consapevole già al momento dello scatto, e poi due, se per voi è una modalità di comunicare, cioè se è una modalità differente di comunicare. Aspetto le vostre domande, mi farebbe piacere anche sapere se alternate un po' bianco e nero e colore, perché questo poi mi dà un'altra indicazione ulteriore, però mi fa piacere avere il vostro parere, le vostre opinioni, quindi commento. Ragazzi, da oggi lo faccio questa sera, il libro è acquistabile, perché so che non vi faccio aspettare tantissimo, già sono delle persone che stanno aspettando quello copertina flessibile, ma Amazon è un po' lento, e comunque in tutti i casi io da oggi è presente, è acquistabile il libro copertina rigida, quindi per chi vuole Vita da street photographer, manuale di street photography, quindi da tutto, abbiamo parlato dalle tecniche, approccio e filosofie. Io non posso che salutare ancora una volta le vostre famiglie che vi sopportano mentre vedete i miei video, e poi voi che siete i miei amici fotografi del canale, e che quindi in qualche maniera noi stiamo poi costruendo questa cosa insieme, e come vedete i commenti sono per me molto molto importanti. Ragazzi, io vi aspetto sempre su questo canale, vi direi alla stessa ora, allo stesso giorno, ma non ci riuscirò mai, quindi però questa settimana sono un attimo più tranquillo, quindi qualche contenuto in più. E parliamo di un po' di argomenti che secondo me saranno di interesse. Vi saluto, vi rilascio alle vostre famiglie, e allora ci vediamo prossimamente o a Napoli o qui sul canale. A prestissimo.